da parte mia Tinelia, che sono il cerimoniere del club, e dal presidente Maria Elisa Lorusso. Invito il presidente per l'anno sociale 2014-2015, Maria Elisa, a dare il tocco di campana per l'inizio della serata. Vi invito cortesemente a silenziare i telefonini e vi prego di alzare in piedi per ascoltare prima l'inno europeo e poi l'inno italiano. Della vision e la mission dei Lions: essere leader globale nella comunità e nel servizio umanitario, dare modo ai volontari di servire le loro comunità, soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace e promuovere comprensione internazionale per mezzo dei Lions Club. Prego, comodi. Un caloroso saluto al governatore del distretto 108 AP, Sandro Mastrolilli, e alla sua gentile consorte, signora Giovanna. Un caloroso saluto al segretario distrettuale Roberto Margulli e alla signora Elisa. Vi prego di accomunare ora in un unico applauso tutte le autorità Lions presenti, che vado a salutare a nome sempre del presidente e di tutti i soci del club. Il presidente di zona 2014-2015, Anna Maria Bellanova. I presidenti dei club presenti: Pasquale Balice, presidente del club di Mesagne; Giuseppe Agnusdei, presidente del club di Francavilla; Antonio Calamo, presidente del Lions Club e Ostuni New Century. Il past president del club Mesagne è Massimo Marzullo e la gentile consorte Gabriella. Il past president del club New Century, sempre Ostuni, Giuseppe Caiulo. Altri presidenti del club sono stati impossibilitati per impegni concomitanti. Se volete fare un applauso a tutte queste persone presenti.
vado a fare un saluto particolare a un ospite che è molto a cuore al nostro club, Vito Briamonte, che è stato il nostro Lions guida e che ora ha un incarico veramente importante, il coordinatore degli eventi del distretto. Poi saluto tutti i Lions e le Lions presenti e gli amici ospiti, Silvano Marseglia e la gentile consorte Maria Antonietta e presidente del Rotary di Celiame Sapica, la signora Gianfranco Elia, presidente dell'associazione della comunità di Celiame Sapica Onlus, Alfonso Casale, presidente della Telcom SPA di Ostuni e la signora Elena, i membri del direttivo dell'associazione Celium, Giovanni Mucci, Anna Chirulli, Cataldo Ciccarrone, insieme ai loro gentili coniugi. Stefano Menga, sempre vicino al nostro club e la sua consorte ovviamente, e che è sempre, appunto, dicevo, presente nelle nostre iniziative col suo blog Cronache e Cronachette. Salutiamo inoltre i maestri musicisti che allieteranno la nostra serata, Teo Carrieri e Cosimo Di Leonardo. A questo punto invito il presidente Maria Elisa Lo Russo a dare continuità alla serata con il suo intervento a consuntivo di questo anno sociale 2014-2015. Grazie Tina, grazie a tutti, grazie di essere venuti. Io sono molto emozionata, quindi perdonatemi se leggerò due righe, perché quest'anno è stato bellissimo, è stata un'esperienza meravigliosa, però devo dire che è anche difficile, anche difficoltoso assumere un ruolo, quello del presidente di un club come quello di Celie, che non è un club enorme, ma è un club di amici, di persone che si sono rivelate veramente amici, pronti a dare una mano in qualunque situazione, e quindi io sento soltanto di dover dire a tutti quanti grazie. Grazie per tutti gli eventi che abbiamo fatto, grazie per le riunioni in cui ci siete stati, grazie per il supporto morale che mi avete dato. Noi non abbiamo fatto tantissime cose perché io ho avuto una eredità pesante, quella di Rocco Menga che mi ha preceduto e che è veramente stato un grande presidente. Abbiamo cercato di fare delle cose per gli altri, però, perché se il nostro motto è servire, abbiamo cercato veramente di servire, di fare qualcosa che potesse essere utile agli altri. Abbiamo fatto cose con fatica e abbiamo fatto però anche delle cose simpatiche, delle cose che ci hanno uniti ancora di più, e grazie a Stefano Menga, che è veramente una persona meravigliosa, abbiamo preparato un piccolissimo video che ci riassume quello che abbiamo fatto quest'anno. Il primo evento che abbiamo fatto è stata una serata tra amici, una serata simpatica in cui abbiamo organizzato un happy hour in spiaggia per raccogliere fondi da destinare ai cani guida, da assegnare poi a persone meno fortunate di noi, a persone bisognose. È stato bello, ci siamo divertiti, c'eravamo tutti. Ed è emozionante, davvero emozionante di vedere le immagini di questi eventi. She ran away in her sleep.
queste immagini vi hanno raccontato e vi stanno raccontando tutto quello che abbiamo fatto. E la cosa che mi ha emozionato molto è stato poter godere della disponibilità di alcuni dei nostri soci, Mimmo Galetta per esempio, che ci ha fatto da relatore, ci hanno insegnato quello che avevano, hanno messo a disposizione nostra le loro conoscenze affinché potessimo utilizzarle poi per gli altri. Io non vi voglio tediare, vorrei essere più breve e quindi non posso fare altro che ringraziare tutti i soci che hanno messo a disposizione quello che avevano, tutti quelli che sono stati i miei collaboratori più stretti, da Rocco Menga a Tine Lia, Nicola Ricci, Anna Maria Bellanova e Isabella Vitale, che sono stati veramente un grande supporto per me, veramente un grandissimo supporto, sempre pronti nello spirito legionistico a rinunciare al loro tempo per metterlo a disposizione di tutti. Io auguro a Massimo di avere quello che ho avuto io quest'anno, degli amici che si sono messi al servizio del prossimo. Grazie davvero a tutti. A questo punto permettetemi, a nome di tutto il Consiglio Direttivo e certa di interpretare la volontà di tutti, di ringraziare il Presidente per il supporto sia umano che professionale messo a disposizione del club e comunque di tutti i soci, e per l'esemplare impegno profuso, nel pieno rispetto dell'etica lionistica. Cari amici, si passa ora al momento più importante della serata, il passaggio delle consegne tra i due presidenti. Invito il presidente Maria Elisa Lorusso ad apporre la spilletta di presidente al suo successore Massimo Gianfreda. Volete fare in contemporanea? Sì, sì. Lo vuole fare in contemporanea. Va bene, possiamo parlare. Massimo consegnerà a Maria Elisa la campana e il martelletto in ricordo del suo anno di presidenza. Invito ora il Presidente, appena metti a posto la nuova campana, anzi la campana del ricordo del tuo anno, a dare l'ultimo tocco di campana. Invito i due Presidenti a scambiarsi il posto per consentire l'insediamento del nuovo Presidente Massimo Gianfreda.
Cari amici, qui termina anche il mio compito di cerimoniere per questo anno sociale e prima di cedere la parola a chi mi succede, permettetemi di ringraziare di cuore anch'io tutti quelli che mi hanno aiutato e supportato nello svolgere questo compito. Grazie ancora a tutti voi. Per la prosecuzione della conduzione di questo evento invito Franco La Rocca, nuovo cerimoniere per l'anno sociale 2015-2016, al quale cedo la parola. Buonasera a tutti, sono Francesco La Rocca. Invito ora il nuovo presidente dell'anno sociale 2015-2016, Massimo Gianfreda, a dare il tocco di campana per l'inizio della cerimonia del nuovo anno sociale 2015-2016. Invito il nuovo presidente ad apporre la spilletta all'immediato past presidente Maria Elisa Rosso. E anche l'altra spilletta. E quindi a questo punto invito il presidente Massimo Gianfreda per un suo intervento introduttivo del nuovo anno sociale. Grazie a tutti, anche io, come diceva Maria Elisa, per evitare scherzi dell'emozione, ho così preso degli appunti e cercherò di essere il più breve possibile, stringendo al massimo quello che conto di dirvi, a cui ci tengo comunque. Cari Lions, cariche lionistiche, il nostro governatore Alessandro Mastrolilli, e gentile consorte signora Giovanna, poi abbiamo anche la fortuna di avere il nostro segretario distrettuale Giovanni Marvulli con la gentile consorte, l'amico di sempre del nostro club Vito Briamonte, coordinatore degli eventi del distretto, Giuseppe Agnusdei, presidente del club di Francavilla e la gentile consorte, Pasquale Balice, presidente club di Mesagne, gentile consorte, Antonio Calamo, presidente del Leo Club Ostuni New Center, e gentile consorte, Silvano Marsella, presidente del club Rodera di Celli, gentile consorte, Gianfranco Elia, presidente dell'associazione delle comunità di Celli Onlus, Alfonso Casale, presidente Telecom Spa, e gentile consorte, i membri del mio direttivo dell'associazione Celium che ringrazio per essere qui presente questa sera. Cari amici, un cordiale saluto ed un grazie a voi tutti che avete inteso partecipare alla nona charter passaggio della campana dei Lions Club di Celium Messapica. Rivolgo un saluto al past presidente Maria Elisa Lorusso che mi ha preceduto in questo impegnativo compito e la ringrazio per l'opera svolta a favore della nostra comunità. Rivolgo anche un affettuoso saluto a Dino Solazzo, presidente di Zona Lions, che questa sera si scusa di non poter partecipare, mi ha mandato un messaggio di saluto a cui ci tengo particolarmente, vorrei leggerlo, è molto breve. Io 9 anni or sono ero a Celia al Teatro Comunale per condividere la gioia della nascita di una nuova creatura lionistica. È un sodalizio ancora giovane ma già forte per le sfide di domani, già impegnato nella realizzazione di importanti iniziative di successo che destano l'ammirazione dei club vicini. Auguro perciò una felice serata all'insegna di un valore che ci contraddistingue, l'amicizia, che conduce alla solidarietà verso la comunità più bisognosa di aiuto, ma anche di cultura che genera progresso. Un abbraccio affettuoso che prego di estendere a tutti i soci e a tutti gli amici presenti. Dino Solazzo, presidente di zona della nostra zona 13. È vero? Mi accingo ora
con l'aiuto di tutti voi, a continuare l'impegnativo lavoro di chi mi ha preceduto per la missione dei Lions, operare per il miglioramento sociale, materiale, morale ed intellettuale della comunità. Un obiettivo importante da realizzare rimane certamente quello del confronto di idee e lo scambio di esperienze tra i soci. Non vi nascondo e non ignoro quanto sia difficile oggi coniugare tutto questo, conciliare le diverse sensibilità e opinioni. Dobbiamo far crescere i nostri rapporti umani all'interno del club e soprattutto all'esterno. Ritengo positivo un salutare rinnovamento che porterebbe, evitando così di chiudere in un falso concetto di elitarismo ormai superato, che porterebbe all'emarginazione, all'abbandono da parte di molti soci. Dobbiamo avere la capacità di cogliere le nuove istanze della società in continua evoluzione, che investe in cultura e formazione. Senza formazione non ci può essere cultura e senza cultura non ci può essere un vero sviluppo sociale. Ritengo sia necessario rafforzare i legami di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca con i tanti club Lions del nostro distretto e in particolare con quelli della nostra zona, i nostri club vicini, Francavilla, Mesagne e Brindisi. Sarà sicuramente utile promuovere collaborazioni con le tante associazioni del territorio. Cito ad esempio il buon rapporto che si è già consolidato negli anni con l'associazione Celium, che mi onoro di presiedere da oltre un ventennio e che ha prodotto l'ideazione e la realizzazione del premio Donna, premio che dalla fondazione del nostro club si organizza puntualmente ogni anno, assegnando ad una donna del territorio un riconoscimento per l'eccellenza dell'opera svolta nel proprio settore professionale. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi due donne illustri cui è stato assegnato il premio Donna, la dottoressa Agata Scarafilo e la professoressa Maria Antonietta Epifani, che accolgo con un caloroso applauso. Altre importanti manifestazioni si sono realizzate grazie alla collaborazione con il Rotary di Ceglie, che ci ha visto operare insieme in diverse occasioni. In particolare, in questo nuovo anno sociale, si è presentata una felice coincidenza che vede protagonisti in prima linea e alla guida dei rispettivi sodalizi tre vecchi amici: il preside Silvano Marseglia, presidente del Rotary Club di Ceglie, il dottor Gianfranco Elia, presidente dell'Associazione della Comunità di Ceglie Messapica Onlus, e il sottoscritto, presidente dell'Associazione Celium e ora anche presidente del Club di Ceglie. Caro Silvano e caro Gianfranco, sicuramente non mancheranno nel nostro mandato le occasioni di collaborare per favorire un attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità. Tra le nostre prime iniziative contiamo di aderire ad un progetto del Rotary di Ceglie che nel prossimo mese di ottobre prevede un'importante visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Tra i nostri obiettivi, infatti, è quello di attivare collaborazioni con le associazioni più attive e qualificate del territorio per realizzare importanti eventi culturali e sociali a favore anche della famiglia, della scuola e con progetti di valorizzazione del territorio. Inoltre, la mia appartenenza al mondo della musica e i contatti con tanti noti artisti renderà possibile affiancare alcuni service con eventi musicali di rilievo. Per brevità, cito sinteticamente alcuni dei progetti in programma: concorso artistico per ragazzi, tema del concorso Immagina la pace, da realizzare con un poster per la pace, che vedrà protagonisti i ragazzi dei due istituti comprensivi del territorio. Il progetto vuole dare ai giovani studenti la possibilità di esprimere con produzione grafica artistica la personale idea della pace. Progetto Martina,
Questa iniziativa ha il compito di parlare del grave problema dei tumori e di educare i giovani alla conoscenza del loro corpo, con delle lezioni condotte da medici esperti rivolte agli studenti delle scuole superiori. Giornata dell'amicizia e della solidarietà, un service all'insegno di un valore che ci contraddistingue da sempre. L'iniziativa prevede una raccolta fondi da destinare alle caritas parrocchiali per l'acquisto di beni primari da devolvere alle famiglie più bisognose di aiuto. Progetto Due Occhi per chi non vede, con l'organizzazione di un concerto di beneficenza a favore del servizio cani guida dei Lions. Giornata della musica si svolgerà nel mese di maggio e coinvolgerà studenti e famiglie del territorio. Sono convinto che la musica può prevenire il disagio dando risposta ai bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse età. La musica è impegno, gioia ed emozione, la quintessenza della formazione della persona. Voglio ricordare una celebre frase del filosofo tedesco Nietzsche: senza la musica la vita sarebbe un errore. E per finire, anzi, per cominciare, una promessa di testa e di cuore. Sarò presente con il coraggio delle idee e la forza del servire. Viva i Lions, grazie. Ringraziamo il Presidente per il suo intervento. Presentiamo ora il nuovo Consiglio Direttivo per l'anno sociale 2015-2016. Lions Club Celle Messapica Alto Salento, Consiglio Direttivo Anno Sociale 2015-2016. Presidente Massimo Gianfreda. Past Presidente Maria Elisa Russo. Vicepresidente Angelo Bruno. Secondo Vicepresidente Leonardo Urso. Segretario Rocco Urso. Tesoriere Rocco Menga. Cerimoniere Francesco La Rocca. Censore Anna Casarino. Presidente Comitato Soci Anna Maria Bellanova. Consigliere Immacolata Elia. Consigliere Rocco Suma. Revisore dei conti Nicola Ricci. Invito ora i componenti del direttivo, che chiamerò, ad avvicinarsi al tavolo per la consegna dei distintivi e a fermarsi dietro al tavolo della Presidenza per la foto di rito. Quindi invito il Vicepresidente Angelo Bruno. Grazie. Il secondo Vicepresidente Leonardo Urso. Quindi invito a questo punto il segretario Rocco Urso. Sì. Invito il tesoriere Rocco Menga. Invito il censore Anna Casarino.
invito il presidente del comitato soci, Anna Maria Bellanova. Invito il consigliere Immacolata Elia. E infine il consigliere Rocco Suma. Grazie. Tornare ai loro posti, grazie. Ora porgo un invito a intervenire per un saluto al dottor Gianfranco Elia, presidente dell'Associazione della Comunità di Ceglia Messapica Onlus. Prego, avvicinarsi. Grazie per questo invito che io utilizzo conoscendo bene, diciamo, i limiti di sopportazione. Ringrazio e faccio solo gli auguri a Massimo e sono, come dire, ben lieto di accettare l'invito a collaborare, piena disponibilità. Buona serata a tutti. Prego il presidente Massimo Gentile a consegnare la parola. A questo punto invito a intervenire per un saluto il preside Silvano Marseglia, presidente Rotary Club di Ceglie. Grazie. Innanzitutto un grazie per l'invito. Devo dirvi che ho sempre creduto nella collaborazione tra il Rotary e il Lion. Ho creduto quando ho fatto il presidente la prima volta, non vi scandalizzate, nel 1982 a Brindisi. Ho creduto quando ho fatto il presidente successivamente, allora non c'era il club di Ceglie nell'82, però ho lavorato col club di Mesagne e Vito Briamonte ne sa qualche cosa, e col club di Francavilla. Sono due club che hanno le stesse finalità, gli stessi obiettivi, insieme potremo fare di più. Grazie. Sì, a questo punto invito il segretario distrettuale Giovanni Marvulli, chiedo scusa, per intervenire e quindi un saluto. Una sorpresa. Comunque io vi ringrazio anche per la vostra pazienza. È la prima volta che vengo in questo club a Ceglie e sono rimasto sbalordito dalla vostra accoglienza. Io vi saluto e vi ringrazio ancora una volta. Vorrei dare il nostro alla Barenti. Grazie di essere venuto. Grazie. Quindi a questo punto prego intervenire per un saluto il governatore Alessandro Mastroianni.
Buonasera a tutti, grazie della pazienza che ci avete concesso, perché eravamo al gabinetto distrettuale a Cerignola e quindi ci siamo precipitati, ma non potevamo mancare a questo impegno. Quando sono arrivato, in effetti, la Maria Lisa, no? Ha detto no, questo è un piccolo club, non fa niente. Poi cominciò a presentare il suo programma e sembrava di stare al distretto del nord, perché cara Maria Lisa si è riuscita a fare tutto quello che si può fare nell'ambito dell'aionistico. Hai fatto dei progetti grandissimi, delle cose belle, il premio donna, che è una cosa molto importante, perché sia a livello distrettuale che a livello multidistrettuale stiamo spingendo molto sulla partecipazione femminile nei Lions, perché noi crediamo che sia un modo per aumentare la quantità e la qualità dei soci, perché la donna è sempre una marcia in più, cari maschietti. In effetti le donne ci superano intanto in tante attività, e più che altro in questioni di cuore, perché sanno veramente fare delle cose con il cuore. Quindi ringrazio le donne che partecipano ai Lions, anche se un tempo non volevamo la loro partecipazione, poi ci siamo accorti di aver sbagliato, e dall'87, dopo la conferenza internazionale di Taipei, la partecipazione femminile è sempre più gradita, anzi più incentivata. Il leitmotiv di questa serata era l'amicizia, e io sono contento di essere un club di amici, perché amicizia, anche se deriva etimologicamente dalla parola amore, è un sentimento più profondo, perché l'amore è unilaterale, l'amicizia è reciproca, non si può essere amico di chi non è amico, e quindi mentre si può amare qualcuno che non si riesce ad amare, insomma. Quindi l'amicizia è una cosa molto più importante, anche perché si lega molto al tema internazionale che quest'anno il nostro presidente internazionale, il Tsushiro Yamada, ci ha dato tre parole bellissime che io continuerò a ripetere per tutto l'anno. La prima è la dignità. La dignità è quel sentimento che noi dobbiamo provare ed impegnarci affinché venga mantenuta in tutte le persone, specialmente nei bisognosi. Quindi diamo dignità a chi ha bisogno. La seconda è l'armonia. L'armonia è quella melodia che si sente quando c'è amicizia, quando c'è il lavoro di squadra. E lui ci ha citato un'esperienza molto bella di un giapponese molto legato agli origami, e quindi ci ha insegnato a fare gli origami, perché ci ha rappresentato la gru del Mosel, che è un uccello che fa delle cose straordinarie. Pensate, riesce dalla Mongolia ad attraversare l'Himalaya oltre 8.000 metri di altezza, e lo fa grazie ad un lavoro di squadra, perché la gru attraversa l'Himalaya con un assembramento a V, dove l'uccello capofila riesce a creare quella scia di cui si beneficiano gli altri, e riescono ad attraversare quell'Himalaya a 8.000 metri attraverso questa collaborazione. E quando il capofila si stanca va dietro, e quindi rappresenta veramente in maniera eccezionale il lavoro di squadra. Il lavoro di squadra che è necessario all'interno di un club. Quando è piccolo si lavora forse meglio, però bisogna lavorare in squadra. Ognuno deve avere il suo ruolo, ognuno deve avere la sua melodia, come in un'orchestra, ogni maestro deve suonare il suo strumento, ma tutti quanti devono suonare la melodia che è il nostro servire. E di questo ringrazio gli amici, i cugini che io chiamo, è difficile di chiamare, del Rotary, che sicuramente condividono con noi le nostre finalità, e anche gli amici delle altre associazioni di volontariato che condividono con noi invece il piacere, la voglia, l'interesse al servizio. E come diceva il presidente internazionale Barry Palmer, caro governatore, non metterti mai tra i Lions il cibo, per cui io vi chiedo scusa, vi ringrazio e buona serata a tutti. Ringrazio tutti gli intervenuti e vi invito il presidente Massimo Gianfri a dare il tocco di campana. Posso consegnare? Senz'altro, anzi la prego. Ci scambiamo i nostri labbretti. Lui l'ha letto prima, perché le parole che lui diceva prima fanno parte del motto del mio anno sociale: coraggio delle idee, e chissà che non sia la soluzione per la forza nel servire.
Ecco a te. Grazie. Il ricordo di un anno che verrà. Bene, a questo punto prego il presidente Gianfrida di dare il tocco di campo. Auguro a tutti un buon proseguo della serata e una buona cena.